Ciao e bentornate nel mio canale. Oggi andremo avanti a giocare a My Lovely Cat. Continueremo la storia con Rin e dobbiamo cominciare l'episodio 4. Quindi direi di iniziare subito, così vediamo se in questo episodio riusciamo a scoprire un po' di più sul suo personaggio. Oggi siamo stati indaffarati per tutto il giorno. Non c'è stato un singolo momento che non avessimo avuto qualcosa da fare. Anche il capo si sta dando da fare alla grande in cucina. Anche i gatti, appena finito con un cliente, dovevano dedicarsi subito al successivo. Non solo Shiro e Sora, ma anche Nora fu costretto al contatto umano a causa di carenza di personale. Tutti davano idea di essere stanchi. Anche Rin questa volta non ebbe tempo di sonnecchiare. Di tanto in tanto lanciava un'occhiata per controllare come stava. Mi piacerebbe poter andare là e chiedergli se va tutto bene, ma oggi ero davvero troppo impegnata a prendere ordinazioni, portare bevande e pulire tavoli. Tuttavia, a parte un po' di stanchezza, non sembrava essere sofferente. Leo invece sembrava avere un diavolo per capello oggi. «Leo, sei stanco? Vuoi che ti porto un po' di acqua?» gli chiedo mentre porto un vassoio di bicchieri in cucina. Leo mi scocca un'occhiata irritata. «Non mi serve. E poi tu devi fare da balia a Rin, giusto?» «Ma è geloso di Rin, per caso?» Faccio un lungo sospiro. Il modo di parlare di Leo è aggressivo, come al solito. Va bene, comunque ti lascio dell'acqua qui se ti viene sete.» Non che non avessi previsto la sua risposta brusca. Ho già abbastanza problemi da risolvere per conto mio oggi, anche senza dover badare a questo brontolone. Finisco di portare via il vassoio. Fare da balia a Rin. La sua frase mi restò in testa e il mio sguardo torna su Rin. Dopodiché il mio sguardo cade sulle ciotole del pranzo dei gatti vicino al muro. Noto che mentre tutti avevano già finito di mangiare, la ciotola di Rin era ancora piena. Non sembrava aver toccato cibo. «Eh? Non mi dire che da stamattina a colazione non ha ancora realizzato questo», corro da Rin. Al momento erano circa le 5:30 del pomeriggio. «Rin!» Rin dal divano mi guarda perplesso, chiedendosi per quale motivo avessi fretta. «Cosa può mai essere successo da farti impallidire così?» chiede tranquillo come al solito. «Oggi non hai pranzato, vero?» lo interrogo io con un leggero tono di voce accusatorio. «Oh, ora che me lo dici, in effetti...» «Ora che me lo dici?» Rimango atterrita dalla sua incapacità di capire come mi sento. «Com'è possibile? Non ti è venuta fame?» Rin riflette per un momento. «In effetti un po' sì. Ma oggi c'erano un sacco di clienti e non ho trovato un momento buono per andare in pausa», risponde pacifico. «Guarda che non devi certo aspettare i comodi dei clienti per andare a fare una pausa.» Non mi sarei mai aspettata di dover spiegargli queste cose. Ho sempre pensato che i gatti agissero per conto proprio. «Però ho pensato che non sarebbe stato cortese nei loro confronti. Tempo fa mi disse che non pensava mai a nulla in particolare. E invece lo fa e come? È molto attento a trattare bene i clienti.» Restai impressionata da questo suo lato, ma mi sentii anche di aver fallito come suo tutore. Avrei dovuto tenerlo d'occhio di più. Mi sono fidata troppo del suo fare sicuro e controllato. «Però i clienti si sentirebbero molto più tristi se tu finissi per ammalarti», dico rimproverando tanto lui quanto me stessa. Rin mi guarda poco convinto. «Avanti, fammi un piacere e va a mangiare qualcosa.» «A parte i clienti, anche tu, Tsuki, saresti triste.» «Certo che lo sarei, assolutamente sì», mi chiede Rin fissandomi attentamente. «Certo che sei preoccupata per te. Allora, tra la prima e la seconda, diciamo la prima. Mi pare ovvio, no? C'hai pure dei dubbi?» «Mi pare ovvio, no?» rispondo io di impeto. «Se Rin dovesse ammalarsi, penso a quale potrebbe essere la mia reazione. Credo che più che essere triste...» Rin sembra essere un po' preoccupato per me. «Credo che mi sentirei veramente in colpa.» Dopo aver ascoltato la mia ramanzina, annuisce e torna a rilassarsi. Sono contenta del fatto che non se la sia presa.
Non sembrava odiare quando lo rimproveravo, ma non ero nemmeno sicura di quello che pensasse. Ok, allora vado a mangiare. Rin si alza dal divano con eleganza, permettendomi di ammirare il suo lungo fisico snello. Il suo prendersela così comoda non faceva pensare che avesse fame. Non riesco a smettere di guardarlo. Un po' mi pento di averlo sgridato. Una volta sera, finalmente ci prendiamo tutti un momento per riprendere fiato. Complimenti a tutti per l'impegno di oggi, è stata una lunga giornata. Anche il capo sembrava abbastanza provato dalla giornata passata in cucina. Suki, se sei stanca puoi andare a casa prima oggi, ok? Ah, grazie, ma sto bene. I gatti sembravano essere davvero stanchi. Forse è meglio se resto qui a prendermi un po' cura di loro. Mentre riflettevo, ti ho detto di chiedere scusa. La voce irritata di Leo raggiunge le mie orecchie. Mi volto verso l'origine del trambusto e vedo Leo che sta litigando con Nora. Leo, non c'è bisogno di arrabbiarsi in questo modo. Siro cerca di fare da riappacificatore. Non mi trovo mica qui perché l'ho voluto io e nemmeno ho alcun interesse a parlare con te. Che cosa? Leo sembrò andare in bestia di fronte alla reazione fredda di Nora. Ecco che ci risiamo. Litigi di questo genere, a dire la verità, non erano molto rari, specialmente quando di mezzo c'era Leo e il suo temperamento iracondo. Come immaginavo, Leo e Nora. È meglio che intervenga prima che Leo esploda. Sora, cos'è successo? Chiedo a Sora per avere una spiegazione della situazione. Come dire, Nora è inciampato e si è scontrato con Leo che oggi ha la luna storta. Più o meno quello che immaginavo. Ero certa che la colpa fosse di Leo. Siro, da portatore di giustizia, stava cercando di appacificare i die. Gli animi, ma non sembrava avere molto successo. Dopodiché Leo passa a provocare Rin. Oi, tu, era da un po' che volevo chiedertelo. Non hai proprio niente da dire al riguardo. Rin, tanto per cambiare, è stravaccato sul divano con aria sonnolenta. Non sembra avere alcuna intenzione di mettere bocca nel litigio. Rin si volta verso Leo. I suoi occhi non mostravano il minimo interesse per la questione. Niente in particolare. Non sei mica a posto con la testa, tu. Non dici e pensi mai nulla. Cosa sei, un manichino? Leo continua a provocare. Ma che problema c'ha, Leo? Non hai emozioni? Felicità? Tristezza? Sta esagerando. Mentre stavo per entrare in azione, Leo si lancia su Rin, afferra il cuscino preferito di Rin, quello con la stuoia in stile tatami, e lo strappa. Ma è impazzito! Oh, Leo! Sora e Shiro guardano la scena allibiti. Mi affretto ad intervenire. Leo, cosa ti salta in mente di fare? Scusati subito con Rin. Leo mi fissa con occhi infuocati senza avere la minima intenzione di fare come gli avevo detto. Tuttavia, in quel momento... Suki, non ti preoccupare. Non ti devi arrabbiare con Leo. Dice Rin senza cambiare tono di voce, gli occhi fissi sul cuscino strappato. Come puoi dire così? Era il tuo cuscino preferito, no? Rin scuote tranquillamente la testa. Non particolarmente. Era lì e quindi lo usavo, tutto qui. Leo assottiglia gli occhi. Tu sei fuori di testa. È uno spreco di tempo parlare con te. Leo dà un calcio al divano e se ne va. Rin! Cerco di capire cosa gli passi davvero per la mente. Penso alle parole giuste da dire. Allora, cerco di consolarlo. Cerco di tirarlo su di morale. Che faccio? Sorrido solo e basta. Cerco di consolarlo. Quindi la prima. Cioè, rido senza dire niente. Rin resta seduto sul divano anche dopo che Leo se n'è andato. In realtà allora è rimasto scosso. Leo ha detto delle cose davvero orribili. Rin, stai bene? Rin inclina la testa da un lato come se non vedesse dove stava il problema. Ci sono abituato. Non sembrava importargli di nulla. Rin non reagisce. Perché te la prendi così tanto, Tsuki? Il cuscino era mio.
non me la sono presa. Invece sì. Già. Sembrò trovare qualcosa di divertente nella mia reazione. E sei preoccupata per me? Non seppi come rispondere. Non potevo negare che ciò che provavo per lui non era solo a causa del compito da tutore che mi era stato affidato, ma c'era anche dell'altro. Un sentimento più profondo, un sentimento che ho paura ad affrontare. Ad ogni modo, non potevo permettere che venisse trattato così. Non mangia per non far dispiacere i clienti. Non si arrabbia se le cose a cui tiene gli vengono tolte. E quindi questo è il modo che ha per proteggersi dalle cose tristi del mondo. È troppo triste per essere vero. Rin mi sorrise lievemente mentre lo guardo immersa nei miei pensieri. Era un sorriso triste, solitario. Voglio poter fare qualcosa per lui. Voglio proteggerlo e farlo sentire al sicuro. Mi avvicino a lui e gli accarezzo i capelli. Rin mi guarda perplesso, per poi prendere la mia mano con la sua. Voglio sapere di più al suo riguardo. Ho deciso. Cosa hai deciso? Ma no! Lo sapremo nel prossimo episodio quello che ha deciso. Io sono curiosa. Cosa avrà deciso? Lo porta a casa con lei? Speriamo di sì, perché a me questa cosa mi garberebbe tanto. Ok, mi sa tanto che la storia di Rin sarà abbastanza triste. Perché in effetti il suo comportamento così freddo è un po' strano. Quindi ovviamente non vedo l'ora di scoprirne di più. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se è così mettetemi un like, aspetto di leggere cosa ne pensate. Spero che Rin piaccia anche a voi tanto quanto piace a me. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!